in questa puntata. A Detroit comincia il nuovo anno dell'auto. Nato nel 1907, Detroit è il primo salone dell'anno, ma oggi non è più solo la rassegna dei nuovi modelli made in USA, lancia invece anche delle anticipazioni che sottolineano quella che sarà la produzione europea, rimandandola alla vetrina di Ginevra in marzo. Ospite d'onore prima delle case europee, Mercedes ha sollevato molta polvere tra gli stand del Cobo Hall. Al Salone di Detroit Mercedes festeggia un nuovo anno record, un nuovo anno importante, nuovo record di vendita per il quarto anno consecutivo, 1.650.000 vetture vendute nel 2014, un risultato apprezzabile anche in Italia, quindi anche l'Italia ha dimostrato di apprezzare molto le nuove generazioni di vetture con la stella, infatti in Italia Mercedes cresce più del mercato. Tantissime le novità, dalle compatte ai SUV, il 2015 sarà l'anno dei SUV della stella, un anno in cui festeggiamo anche 30 anni di trazione integrale 4MATIC. Da sempre icona della stella sull'off-road classe G, oggi dalla classe G troviamo la 4MATIC praticamente su tutte le gamme. Ben 18 gamme, oltre 75 modelli, declinata in 5 versioni, addirittura a 6 ruote motrici. Ora anche la saga di Auto e Cinema, un binomio vincente che trasforma auto in miti leggendari, come per la GLE Coupé, prossima protagonista del nuovo Jurassic World. Quarto capitolo della saga di successo Jurassic Park. Finalmente un SUV sportivo con la stella. La GLE Coupé entra a far parte della grande famiglia dei SUV di Mercedes, la più ricca del segmento premium, e introduce elementi completamente nuovi, ereditati direttamente dalla famiglia dei Coupé. L'assenza del montante centrale, ma anche nel posteriore troviamo degli elementi stilistici tipici della S Coupé. Una sportività che ritroviamo anche negli interni, con sedili sportivi, volante sportivo e tanti dettagli, tanti elementi come l'utilizzo di alluminio che accentuano la vocazione sportiva di questo nuovo modello. Questa sportività, questo dinamismo naturalmente lo riscontriamo, lo ritroviamo anche nello stile di guida. Infatti la GLE Coupé potrà disporre di ben 5 programmi di guida differenti, cambio 9 G-Tronic disponibile per la prima volta nella famiglia di SUV, e un'ampia gamma di motorizzazioni, 5 al lancio, da 258 cavalli ad oltre 550 nella versione MG, in grado di accontentare un po' le esigenze più disparate e più ricercate. Ma non finisce qui. Dal Salone di Detroit riparte l'offensiva Mercedes al segmento delle compatte. Una nuova generazione che in tutto il mondo ha conquistato già 1 milione di nuovi clienti, di cui 80.000 solo in Italia. Dopo la classe B, la classe A, la CLA, la sportiva quattro porte e la GLA, il primo crossover della stella, arriva ora una station wagon sportiva, finalmente una station wagon sportiva. Una vettura che conserva le funzionalità di una station wagon, ma viene arricchita oggi da uno stile coupé che fa parte del nuovo linguaggio stilistico della stella. Tantissime motorizzazioni disponibili, quasi una gamma quasi infinita, tutte Euro 6, disponibili anche in trazione 4MATIC, quindi trazione integrale 4MATIC, da 122 a 360 cavalli per accontentare una clientela sempre più ampia. Occhio anche all'efficienza, la CLA Shooting Brake è in grado di percorrere fino a 25 km con un litro di carburante. Divenuto un marchio parte integrante dei modelli prestazionali di Mercedes, AMG non si è lasciata sfuggire l'occasione di aumentare i cavalli nei cofani delle novità, come per questa C450 che sfila nel padiglione americano. Un salone orientato alla sportività, non poteva mancare AMG, il marchio high performance della casa di Stoccarda. Quest'anno AMG festeggia un nuovo risultato record con 47.000 vetture vendute in tutto il mondo. Il marchio AMG è presente in praticamente tutta la gamma, dalle compatte ai SUV per arrivare alla supersportiva GT presente a Detroit. Oggi troviamo una nuova porta di accesso al mondo AMG nei segmenti superiori, motore 4,50, 6 cilindri, 3 litri di cilindrata, 270 cavalli, che è già debuttato sulla nuova classe C e sulla GLE Coupé. Potente dunque e a volte elettrico. E perché non anche a guida autonoma? Ci hanno provato gli altri e ci è riuscita anche Mercedes con la F015. Del guidatore può farne anche a meno. Dal Salone di Detroit Mercedes guarda al futuro
e fa un nuovo importantissimo passo avanti nello sviluppo di tecnologie verso la mobilità autonoma. E lo fa con una concept car affascinante, la F015, che va ben oltre il concetto di semplice mobilità e trasforma l'automobile in un vero e proprio salotto per riappropriarsi in qualche modo di quelle che sono il valore più importante di questo millennio, il tempo. Infatti, solo a vedere dalla configurazione interna dell'automobile ci rendiamo conto che cambia completamente la funzione dell'auto. L'auto diventa da semplice mezzo di trasporto ad un mezzo per trascorrere il tempo, per lavorare in completa interazione con l'ambiente esterno e sempre in completa sicurezza grazie a tutta una serie di dispositivi, telecamere stereoscopiche e radar che permetteranno alle nostre auto di circolare tranquillamente sulle nostre strade senza bisogno del guidatore, permettendo al guidatore di recuperare il tempo e occuparlo in maniera completamente diversa. Restiamo in America? No, in Germania, con la nuova versione GTS della Porsche 911 Targa. Frontale con fari Bixeno, scarichi cromati e carreggiata posteriore maggiorata per ospitare cerchi monodado da 20 pollici, con pneumatici più grandi rispetto a quelli anteriori. Il motore è il classico boxer di sempre, con 430 cavalli e il cambio a doppia frizione PDK, abbinato alla trazione interna.